Bene. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 5 maggio 1821, il secondo centenario dalla morte di Napoleone nell'isola di Sant'Elma. È un evento particolarmente importante per il rilievo che ha assunto nella storia la figura di Napoleone. E oggi verrà celebrato non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo e in modo particolare in Francia perché, come dico, è un evento memorabile. Napoleone, la solita domanda che ci facciamo, che fece Manzoni a suo tempo nel 5 maggio, fu vera gloria? Ancora non sappiamo dare una risposta. È stato discusso ampiamente, continuerà ad essere discusso su questo problema. È un problema ovviamente che sta affaticato studiosi, storici, intellettuali, ed è un problema che ovviamente ha avuto delle risposte affermative o negative. Questo pomeriggio ci intratterrà però su un argomento specifico dell'attività napoleonica, il professor Pepe, e in particolare l'argomento della conferenza attuale è le istituzioni scientifiche, i licei e le università, anche perché Napoleone non è noto soltanto per le battaglie, per l'attività di condottiero, ma soprattutto anche per l'attività di uomo politico, di legislatore. Importantissime sono le sue riforme in tema di istituzioni scientifiche, di licei e in materia università, ma anche in materia giuridica. Su questo varrebbe la pena fare addirittura un intero convegno, però voglio ricordare qui l'importanza che ha avuto la codificazione napoleonica, il Code Civil, che è stato veramente il primo codice moderno d'Europa, redatto nel 1804 da una commissione di esperti tecnici. Ma quello che più importa è che lo stesso Napoleone a Sant'Elena, nelle sue memorie, dichiarò che lui sarebbe orgoglioso di essere ricordato, sarà orgoglioso di essere ricordato non tanto per le 40 vittorie e battaglie vinte durante il corso della sua attività, diciamo, impero e governativa, ma soprattutto per il suo codice civile e per i verbali che seguirono a questo codice civile. Ed effettivamente, se noi seguiamo un po' la storia di questo codice civile, vediamo che Napoleone partecipò a più delle metà delle sedute plenarie del Consiglio di Stato in cui si discusse delle singole norme del codice civile, e dimostrando anche una acutezza di cognizioni giuridiche che sconcertò o impressionò, diciamo, gli stessi giuristi tecnici del diritto che avevano fatto le proposte, che avevano proposto appunto questo progetto di codice civile. Codice civile, come dice, che è un monumento, diciamo, di sapienza giuridica e che ha influenzato non solo la codificazione degli stati che furono annessi a Napoleone, Regno di Repubblica Italiana, poi Regno d'Italia, Granducato di Toscana e altri stati europei, ma ha influenzato anche tutti i codici successivi dopo la Restaurazione, tant'è vero che possiamo dire che anche il nostro codice attuale del 1942 ha ancora l'impronta napoleonica per quanto riguarda certi istituti come il diritto di proprietà, la tutela del possesso e così via. L'impronta è quella del codice Napoleone. Poi naturalmente non è soltanto che la codificazione napoleonica si sia ridotta al codice civile, ma è stata poi aggiornata col codice criminale, codice penale, codice di procedura penale, codice di procedura civile, codice di commercio, che è tutto un assetto di codici che praticamente fa un'ammirabile sintesi fra quelle che sono le norme scritte del diritto romano e il diritto consuetudinario francese che si era andato affermando nei secoli, diciamo, successivi. Comunque è un monumento di scienza giuridica che ha saputo adattarsi, direi, ai tempi, e questo è una cosa veramente fondamentale. E poi è importante la chiarezza, l'incisività di queste norme, tant'è vero che Stendhal diceva che prima di scrivere la sua Chartreuse de Parme, prima di iniziare a scrivere, ogni mattina si leggeva
due o tre pagine del codice civile proprio per ispirarsi nella sua modo di scrivere. E questo direi è abbastanza sufficiente per dire che è un'opera che ha travalicato i tempi e sta travalicando ancora i tempi. A questo punto però mi fermo, non voglio abusare del vostro tempo perché voglio lasciare spazio al professor Pepe, e vorrei però ringraziare in questo momento non soltanto il professor Pepe ma anche lì la Società delle Matematiche, della Storia delle Matematiche, rappresentata qui dalla professoressa Borgato, Maria Teresa Borgato, e anche l'Università di Ferrara, che hanno collaborato nella presentazione di questa sera. Quindi ringrazio in particolare ancora il professor Pepe per la sua disponibilità, per la sua partecipazione, e la professoressa Borgato per la sua presenza, e l'invito appunto a dire due parole di saluto anche a lei. Grazie. Grazie. Come Presidente della Società Italiana di Storia delle Matematiche sono ben contenta di questa occasione di collaborazione con l'Accademia delle Scienze di Ferrara. Personalmente ritengo che la collaborazione... Grazie. Come Presidente della Società Italiana di Storia della Matematica sono ben contenta di questa occasione di collaborazione con l'Accademia delle Scienze di Ferrara. Personalmente ritengo che la collaborazione tra le società scientifiche sia assolutamente da perseguire come occasione di scambio, di arricchimento e anche, non ultimo, anche per ottimizzare le risorse. D'altronde la nostra società ha spesso collaborato con altre società sorelle, con la Società Francese di Storia della Matematica nell'organizzare congressi comuni, nell'organizzare simposi all'interno di congressi di società più ampie come l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences o la Società Europea di Storia della Scienza, o nel realizzare sessioni speciali all'interno di congressi di società matematiche. Mi auguro che anche questa di oggi sia la prima di altre occasioni di collaborare tra le due società. Due parole sulla nostra società. La nostra società è stata fondata 20 anni fa, nel 2000, con gli obiettivi, cito dallo statuto, stimolare le ricerche e gli studi nel campo della storia delle scienze matematiche e di promuovere la diffusione della cultura storico-matematica nel nostro paese. Quindi un duplice scopo di ricerca e divulgazione. In realtà la fondazione è stata preceduta da altri 20 anni, durante i quali la comunità degli storici della matematica italiani si sono confrontati in convegni tematici per ripensare criticamente la storiografia della matematica in Italia, che ha una tradizione secolare nel nostro paese, e anche per mettere a punto strumenti di ricerca e metodologie che conciliassero le competenze disciplinari necessarie con quelle della ricerca storica, che non fanno parte della formazione universitaria di un matematico nella maggior parte dei casi. La SISM è una società senza fini di lucro che si finanzia con l'iscrizione di soci e le libere donazioni dei sostenitori, e naturalmente spesso le sue iniziative sono ospitate dai dipartimenti matematici dell'università o da altre accademie. Collabora con imprese editoriali di istituzioni scientifiche, ma la sua attività principale, che è quella appunto di promuovere gli incontri tra i soci, si realizza in congressi annuali e in convegni e seminari, e in attività di promozione e divulgazione anche nel campo dell'educazione matematica, quindi nella formazione degli insegnanti, nell'utilizzo della storia della matematica in classe. La rivista di riferimento della nostra società è il Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche, che fu fondato prima della società nel 1980 come rivista dell'Unione Matematica Italiana, e poi è diventata un giornale di livello internazionale
del giardino di Archimede. E questa è la nostra rivista. Ora, per quanto riguarda il tema di oggi, come è stato detto dal Presidente Dottor Scutellari, si celebra la morte di il 200° anniversario della morte di Napoleone, che è celebrata da eventi, mostre e conferenze in varie parti d'Europa, specialmente in Francia, e cito ad esempio su YouTube le conferenze su Napoleone, Bonaparte e la scienza di Etienne Gis, secrétaire perpétuel dell'Académie des Sciences, oppure Bonaparte e le classi di scienze morali e politiche di Jean Toulard, un'altra su Le Général et le Pharaon, sulla spedizione in Egitto di Nicolas Grimal, L'Empire des Arts, quindi le arti durante l'impero di Adrien Goes, e in Italia oggi stesso una maratona di interventi su canale YouTube della casa editrice Il Mulino, con interventi di Mascilli Migliorini, Vittorio Cruscuolo e altri, e poi articoli di giornale su Napoleone e la città di Bologna, su Napoleone a Milano, mostre con documenti e autografi di epoca. Il periodo napoleonico, per quanto riguarda le scienze matematiche, ha destato meno l'attenzione degli storici della matematica fino ad alcuni decenni fa, e hanno avuto risalto proprio nell'ambito delle ricerche che sono svolte a Ferrara, promosse da Luigi Pepe. Infatti, le glorie del Rinascimento italiano, dell'Illuminismo o il periodo post-unitario che vide la scuola matematica italiana tornare ai primi livelli in campo internazionale, europeo, ecco, sono stati molto più studiati. Il periodo napoleonico è stato più breve, ma denso di stimoli e cambiamenti che hanno rivoluzionato le istituzioni culturali e i loro rappresentanti, facendo emergere nuovi protagonisti. Con la Restaurazione è sceso l'oblio su opere e persone. È stato quindi necessario ricostruire intere biografie scientifiche, come quelle di Giovanni Battista Guglielmini, facendo ricorso essenzialmente a documentazione manoscritta. La matematica del periodo napoleonico ha raggiunto importanti livelli, sia nella matematica applicata che nella matematica pura. Si sono sviluppate teorie come la geometria descrittiva di Monge, altri hanno avuto importanti sviluppi come il calcolo delle probabilità o la statistica applicata alle scienze umane, ma altri sviluppi di meccanica celeste o sulla teoria dei numeri. Però io, prima di passare la parola, volevo sottolineare un aspetto che ha interessato il nostro territorio, quindi quello dell'idrodinamica e dell'idraulica. La scienza delle acque e gli interventi sui fiumi sono stati un aspetto che ha interessato da sempre il nostro territorio e al quale sono stati dedicati diversi studi dal gruppo di ricerca di Ferrara. Lo sfruttamento delle acque, precedentemente al periodo napoleonico, è stato motivo di contrasto tra i diversi stati in cui era divisa la penisola. Con la parziale e progressiva unificazione del periodo napoleonico fu possibile progettare interventi idraulici in un'ottica di bacino. Ed in effetti furono prodotti progetti di riassetto del territorio in quantità straordinaria. Fu creato un corpo di ingegneri di acque e strade, costituite diverse commissioni idrauliche per lo studio di specifici bacini, come quello del sistema Reno-Po e torrenti appenninici, ma anche la commissione di Padova per lo studio del sistema Adige-Canal Bianco e lo scolo del Polesine, ma per il sistema Brenta-Bacchiglione, fiumi in laguna, e così via. Missioni dei ingegneri francesi dell'École des Ponts et Chaussées in Italia, Prony, Nabier, Sganzen, altri, che hanno fatto progetti di ristrutturazione di tutti i porti dell'Adriatico, di tutto il corso del Po con tutti i suoi affluenti. Cito soltanto il grandioso progetto di un unico canale navigabile che doveva congiungere due mari, l'Adriatico e il Tirreno, principiando a Magnavacca e terminando nel Golfo di Savona, ecco, un progetto grandioso. Sì.
superando anche le alture, diciamo, secondo nel Colle di Savona. Ecco. E poi, diciamo, i progetti per il prosciugamento delle zone paludose, come le Valli Grandi Veronesi o le Paludi Pontine. Quindi, diciamo, una ricchezza di progettazione che non ha uguali per un periodo più breve e che è stato necessario far emergere negli archivi di Milano, Modena, Ferrara, Bologna, Padova, Venezia, Parigi. Solo alcuni di questi progetti videro una realizzazione per la brevità del periodo napoleonico, è stata citata la botte sotto il Panaro, ma furono il punto di partenza dopo l'unità nazionale, quando con le popolazioni della penisola anche i fiumi entrarono a far parte di un unico Stato. Con questo termine cedo la parola al professor Pepe, che, come ha ricordato il presidente della nostra accademica, il dottor Struttellari, si è occupato di ricerche nell'ambito sia del periodo napoleonico, ma devo dire anche di tutto il periodo che va dall'inizio del Settecento fino alla metà del Novecento, ma che ha, diciamo, avuto un particolare interesse per il periodo napoleonico e per le istituzioni del periodo napoleonico e per l'istruzione di questo periodo. Perciò, diciamo, volevo dire questo, Miro. Due parole, scusate, sul profilo del professor Pepe, biografico, culturale, perché mi pare doveroso dirlo. Il professor Pepe, persona notissima, non solo nell'ambiente ferrarese ma anche nell'ambiente nazionale, però mi pare doveroso spendere due righe per questo. Professor Pepe è professore emerito dell'Università di Ferrara, autore di numerosi studi nel campo dell'analisi matematica e della storia delle matematiche. Si è laureato in matematica con lode presso l'Università di Pisa nel 1969. Nel 1976 è stato chiamato come professore ordinario di analisi matematica dall'Università di Ferrara. Dal 1986 al 2017 è stato professore di storia delle matematiche a Ferrara e ha seguito appunto vari corsi e poi è stato infine nominato professore emerito dell'Università di Ferrara. Ha ricoperto numerose cariche istituzionali presso l'Università di Ferrara, presidente del corso di laurea, membro del Senato Accademico Integrato, membro del Consiglio di Amministrazione, eccetera. Ha tenuto corsi presso l'Istituto Nazionale di Alta Matematica, l'Università di Trento e l'Università di Ferrara. È stato relatore di numerose tesi di laurea e di dottorato, ha diretto l'unità di Ferrara di progetti di ricerca di interesse nazionale nel campo della storia delle matematiche. Tra l'attività scientifica, nel campo dell'analisi matematica, è autore di diversi lavori riguardanti le superfici a curvatura media assegnata, le superfici minime con ostacoli, la... C'è un disturbo? Proseguo. La teoria matematica della capillarità e si è poi occupato, spostando il suo campo principale di ricerche, nella storia delle scienze matematiche, organizzando a Ferrara nel 1981 un convegno in onore di Gianfrancesco Malfatti e curandone l'edizione delle opere per la collana dei grandi matematici dell'Unione Matematica Italiana. Unisse l'attenzione per la storia delle scienze matematiche a quelle per le istituzioni scientifiche. È autore di oltre 300 pubblicazioni in riviste italiane e straniere e in volumi monografici. Tra queste figurano libri di quali autore e coautore dedicati a Copernico, Lagrange, Mons, agli istituti nazionali nell'Europa napoleonica e così via. I suoi studi, poi molti suoi studi sono stati dedicati ad argomenti fortemente interdisciplinari,
in particolare sulla diffusione, i suoi studi sulla diffusione della geometria di Descartes e del calcolo differenziale di Leibniz. In questo ordine ha svolto anche studi sull'attività giovanile di Lagrange nell'ambito delle scuole di artiglieria a Torino, il viaggio in Italia di Mons a fianco di Napoleone per la requisizione delle opere arte, la formazione della biblioteca dell'École Polytechnique. È socio dell'Accademia Internazionale di Histoire des Sciences ed è stato segretario dell'Unione Matematica Italiana e presidente della Società Italiana di Storia delle Matematiche. Ha organizzato per l'Istituto Nazionale di Alta Matematica, Cortona, 3 convegni internazionali. Rappresenta l'Università di Ferrara nel Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane, nell'ambito della quale ha pubblicato lavori risultanti dai 3 convegni internazionali. Fa parte del comitato scientifico di 4 riviste scientifiche italiane e della rivista di storia delle matematiche dell'Accademia delle Scienze di Russia ed è vice direttore del bollettino di storia delle matematiche. Per quanto riguarda il suo impegno culturale, riassumo brevemente, è segretario del comitato per la pubblicazione delle opere di Gaetano Salvemini, componente della fondazione Ernesto Rossi Gaetano Salvemini, del comitato scientifico della fondazione Giorgio Bassani, socio dell'Accademia delle Scienze di Ferrara e della deputazione ferrarese di Storia Patria. Ha contribuito a far acquisire in Italia il copialettere di Valfredo Pareto, alla conservazione e valorizzazione dell'archivio di Gaetano Salvemini a Firenze, alla creazione della Fondazione Bassani a Ferrara, alla valorizzazione di vari fondi librari. Ha curato per la collezione dei grandi matematici italiani dell'UMI le opere di Cesare Arzelà e Giuseppe Vitali e ha pubblicato con Enrico Giusti il volume Edizioni critiche e storia delle matematiche nel 1986. Non ha trascurato nel contempo anche il lavoro di divulgazione, pubblicando sempre in collaborazione con Giusti per il 2002, anno mondiale della matematica, per il 2000, scusate, anno mondiale della matematica, il volume La matematica in Italia 1800-1950. Ha organizzato presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara mostre sulle opere matematiche, sui gesuiti nel 600, su Vincenzo Monti, sui professori universitari che dissero no al fascismo. E fa parte anche, è stato anche membro delle commissioni per la collaborazione celebrazioni nazionali di Torquato Tasso e di Vincenzo Monti, il primo lettore, il secondo studente dell'Università di Ferrara. Direi che ne abbiamo abbastanza per avere un profilo culturale e scientifico del professor Pepe, al quale do con piacere la parola per la sua relazione. Grazie. Cari amici, cari colleghi, cari consoci, ho sentito quasi come un dovere ricordare in questo bicentenario della morte di Napoleone la sua opera di legislatore, con particolare riferimento alla modernizzazione delle università, delle istituzioni culturali che egli aveva ereditato dalla Rivoluzione francese. Ringrazio il dottor Francesco Scutellari, presidente dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, la professoressa Maria Teresa Borgato, presidente della Società Italiana di Storia delle Matematiche, per aver promosso e organizzato questo incontro, e il professor Giorgio Zauli, magnifico rettore dell'Università di Ferrara, per la sua adesione. Ringrazio tutti voi che prendete parte a questa conversazione a distanza. Nella data di oggi, 5 maggio 1821, bicentenario della morte di Napoleone, non si può non richiamare alla memoria il famoso 5 maggio di Alessandro Manzoni. Siamo di fronte a un'immagine romantica di grande efficacia. Se ne può leggere qualche pezzo, dalle Alpi alle piramidi, ognuno ne può citare un pezzo.
Ecco, l'ode fu tradotta in tedesco da Goethe, che aveva incontrato Napoleone ai tempi della battaglia di Jena nel 1806, in condizioni che sono state anche ricordate in modo gustoso. E Manzoni conosceva anche lui direttamente Napoleone. Nel 1805, a 20 anni, si era trasferito a Parigi e vi rimase fino al 1810 con la madre Giulia Beccheria. Abitava nella centralissima Place Vendôme, dove si riunivano un gruppo di intellettuali ostili alla concentrazione dei poteri che si era realizzata nelle mani di Napoleone, come Fauriel, Vernet, Garaga, Benissa. Il giovane poeta aveva già composto Il trionfo della libertà, nel quale celebrava la rivoluzione francese e malediva in prima persona gli antichi governi tirannici in Italia. Ecco, veniamo adesso a una breve presentazione della conversazione, che sarà divisa un po' secondo le funzioni che Napoleone ha avuto. Intanto il generale Bonaparte, la sua formazione di militare e poi di comandante dell'Armata d'Italia, il periodo in cui è stato console, primo console della Repubblica Francese e anche presidente della prima Repubblica Italiana, il terzo che riguarda invece il periodo dell'Impero e del Regno d'Italia, a cui poi si aggiungeranno dei brevi commenti, uno sulla Sant'Elena, non si può fare a meno di parlare di Sant'Elena in questa occasione, e anche qualche immagine di Ferrara, di quello che resta a Ferrara di Napoleone e della sua opera, e anche, diciamo, per non essere voi troppo legati solo al territorio, perché una figura di come Napoleone non si può essere ristretta a questo, faremo vedere qual è l'immagine di Napoleone nei quattro continenti, in Italia, nell'America del Nord, America del Sud e anche nell'Asia. Bene, allora Napoleone nasce nel 1769 da Iaccio, frequenta le scuole militari già in Francia e diventa un ufficiale della Guardia Nazionale. I suoi studi hanno riguardato l'artiglieria, perché era ufficiale di artiglieria. E quindi nella sua attività di studente di artiglieria aveva avuto modo di studiare anche abbastanza estesamente la matematica. Insomma. Di questo lui poi si mantenne molto fiero, anche se uno dei suoi grandi ministri, Chaptal, che fece riforme dell'istruzione, istituì i licei, alla fine insomma perse la pazienza, perché tutti esaltavano il genio di Napoleone nelle matematiche, e disse vabbè, insomma aveva una buona conoscenza del Bezu, cioè il manuale che si usava allora nelle scuole di artiglieria. Allora, a 23 anni Guardia Nazionale a Parigi, un periodo caldissimo della rivoluzione, e la sua fama è legata alla impresa di Tolone. Tolone era, nel 1793, era occupato dai realisti, cioè da quelli che volevano il ritorno della monarchia, con l'appoggio degli inglesi, che invece mantenevano un po' l'egemonia sul Mediterraneo. Ecco, riesce a conquistare Tolone, a distruggere le fortificazioni, e questo gli rende la fama di militare e lo fanno promuovere, viene promosso generale di brigata. Ecco, in occasione lui stringe amicizia con Agostino, fratello di Massimiliano Robespierre, e ne segue un po' le vicende, insomma. Quindi, insomma, è tra gli amici, i punti di riferimento di Robespierre, quindi passa più o meno in queste file giacobine il periodo appunto di Marat, dell'assassinio di Marat, 1793, della fine del terrore di Montesquieu, di Robespierre, e la sua caduta, il suo essere inviato alla ghigliottina, e poi diciamo assiste al Termidoro, quindi che dà alla Francia una nuova costituzione, la famosa costituzione dell'anno terzo, su cui ritorneremo, perché sarà il riferimento di tutte le costituzioni
delle repubbliche italiane che si formeranno in Italia, quindi Repubblica Cispadana, Cisalpina, Romana, eccetera, nel periodo delle guerre d'Italia e poi anche della stessa Costituzione della Repubblica Italiana del 1802. Ecco, quello che è importante è che in questo periodo c'è una ricostruzione, diciamo così, delle istituzioni culturali in Francia nel periodo appunto direttoriale, che porta alla creazione delle cosiddette grandi scuole, la scuola normale dell'anno terzo, che doveva servire per la formazione degli insegnanti e, come dice il nome, deve servire a dare la norma per tutte le altre scuole che si sarebbero formate, in cui sono chiamati a insegnare i maggiori scienziati e letterati del tempo, tra cui Laplace, Lagrange e lo stesso Monge, che insegna qui la geometria descrittiva. L'altra istituzione dell'epoca direttoriale è l'École Polytechnique. Questa è stata promossa principalmente dallo stesso Monge, che è stato un elemento molto attivo, diciamo, in questo periodo, ed serviva sia per la formazione degli ingegneri militari che per la formazione degli ingegneri civili. Ma ecco, la terza istituzione invece è quella che più ci interessa, perché è legato al sistema accademico, alla riforma delle accademie. Le accademie erano state soppresse nel 1793. Erano state soppresse un'azione di vera distruzione. Ecco, intanto ricordiamo le vecchie accademie, le antiche accademie, qual era? C'era l'Accademia Francese, l'Accademia Francese, formatasi sotto la protezione di Richelieu, l'Académie des Sciences, proposta da Colbert, l'Académie de Peinture et Sculpture, fatta avanzare dal pittore Lebrun e con la partecipazione del cardinale Mazzarino, l'Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere, fondata anche questa di Colbert, l'Accademia di Agricoltura. L'Accademia delle Scienze fu inizialmente onorata dalla rivoluzione ed ebbe nel 1790 l'importante incarico di provvedere alla riforma del sistema di pesi e misure, introducendo campioni universali e il sistema metrico decimale. Ma l'opera di demolizione dell'antico regime non disparmiò le accademie, la cui fine fu sancita l'8 agosto 1793, anniversario della caduta della monarchia. Esse erano viste come corpi mostruosi che incensavano i re, e corporazioni allevate dal dispotismo che erano abituati a servire. Jean-Baptiste Grégoire, nominato relatore della Convenzione, sottolineava che le materie erano istituzioni che recavano ancora l'impronta del dispotismo, ma riconosceva che la Francia intera deve comprendere che il deperimento delle scienze e delle arti sarebbe anche quella della sua esistenza e la tomba della libertà. Quindi un atteggiamento, diciamo, diverso. Chiedeva la soppressione in particolare dell'Accademia Francese, che effettivamente era un luogo, diciamo, di retori e di incensatori dell'antico regime, e il mantenimento di altre accademie. Intervenne però in quell'occasione il più grande pittore dell'epoca, Jean-Louis David, celebre appunto anche per il quadro di Napoleone, che valica il Gran San Bernardo, sostenendo che parlare di un'accademia era parlare di tutte, che in tutte c'era lo stesso spirito, in tutti c'erano gli stessi tipi di persone. Ricordava che lo spirito di corpo che dirigeva le accademie, la pazza gelosia dei membri che le componevano, i mezzi crudeli che essi usavano per soffocare gli intelligenti nascenti e le vendette che le conventicole mettevano in pratica in ogni volta. E concluse David: in nome dell'umanità, in nome della giustizia, per l'amore dell'arte e soprattutto per il vostro amore della gioventù, distruggiamo, annientiamo le troppe fureste accademie che non possono sussistere sotto un regime libero. Grégoire invece fece osservare: cittadini, distruggere è cosa facile, è meno sopprimendo che creando che il legislatore manifesta la sua saggezza. La vostra si manifesti nelle misure che prenderete affinché in mezzo alle macerie il santuario delle arti, elevandosi sotto gli auspici della libertà, presenti la riunione organizzata di tutti gli scienziati e di tutti gli strumenti delle scienze. Momentaneamente
Grégoire ebbe torto perché le accademie furono tutte soppresse, ma diciamo dopo 2 anni invece esse rientrarono aggregate però in un unico organismo e senza che comparisse più il nome di accademia. Questo organismo è l'Istituto, attuale Institut de France, che poi trovò sede, diciamo, sempre nel periodo napoleonico, in questo palazzo del cardinale Coupole, famosa di Mazarino. Ecco, veniamo ora a Napoleone, ormai generale che però appunto è stato messo da parte con la caduta di Robespierre, ma che ritorna in auge e nel 1795 reprime una rivolta a Parigi molto ben organizzata dei realisti. Per questo, diciamo, riacquista, diciamo, fama e credibilità e viene nominato a soli 26 anni comandante dell'Armata d'Italia. Ecco, qui comincia l'epopea napoleonica che riguarda appunto Napoleone generale, che come la sua fama è dovuta proprio alla campagna d'Italia, quindi le varie vittorie contro i coalizzati che la portano prima verso Torino, poi a conquistare Milano, poi da Milano a Bologna e poi dopo di nuovo a fronteggiare gli austriaci che hanno mandato delle nuove truppe in Italia e qui c'è un altro dei quadri famosi che ritrae Napoleone, la battaglia di Arcole del 1796, quando appunto attraversa le grandi valli veronesi, sorprende le truppe austriache mandate di rinforzo e ottiene una delle sue celebrate vittorie. Ma Napoleone non si limita in Italia a queste opere di conquista, appunto portando con sé i principi della rivoluzione e del rinnovamento che questa aveva promossa, e attira a sé nelle varie città in cui gli stabilisce i nuovi governi, più o meno democratici, diciamo, fa avvicinare a sé i maggiori scienziati, i maggiori letterati dell'epoca, che messi da parte, anche magari diciamo avendo avuto delle cariche nei regimi precedenti, nel cosiddetto illuminismo moderato, diciamo, della fine del Settecento, però aderiscono, diciamo, ai principi della rivoluzione e in molti casi diventano protagonisti proprio della svolta istituzionale della Repubblica Cisalpina, ad esempio, che appunto ha la prima costituzione, diciamo, laica in Italia, e i protagonisti sono 2 ex preti, Gregorio Fontana e Lorenzo Mascheroni, particolarmente professori all'Università di Pavia. Mascheroni è autore della Geometria del compasso, dedicata proprio a Napoleone, che diede a Napoleone una fama, diciamo, indiretta. Perché una delle costruzioni che mi compaiono è quella del centro di un cerchio fatta col solo compasso. Allora Napoleone, rientrato dalla campagna d'Italia, aspirando a essere nominato membro dell'istituto, diede sfoggio, diciamo, della sua cultura matematica, sfidando Lagrange, Laplace, i maggiori matematici dell'epoca, a trovare il centro di un cerchio col solo compasso. Questi furono sorpresi perché la costruzione non è per niente facile, diciamo, dissero di non saperlo fare, e lui si mise alla lavagna, fece dei cerchi, 6 cerchi, e riuscì a costruire il centro di questo cerchio, appunto prendendo dalla Geometria del compasso di Mascheroni. E si racconta che Laplace abbia detto, ci attendevamo tutto da lei in generale, tranne che una lezione di matematica. Ecco, ma diciamo, l'opera di Napoleone e delle truppe, diciamo, dell'Armata d'Italia in Italia non fu solo quella di venire a portare la libertà. Cioè, intanto, diciamo, imposero delle forti contributi di tipo economico, in moneta sonante, in argento, in oro. E poi dopo stipularono dei trattati in base alle quali potevano prelevare un certo numero di opere d'arte della loro scelta e portarle in Francia, nel costituendo, diciamo, Museo Nazionale, che poi è stato il Louvre. Ecco, qui ci sarebbe tutto un capitolo delle opere, diciamo,
portate in Francia, basta ricordare qualcuno, la Santa Cecilia di Raffaello a Bologna, sempre la Trasfigurazione di Raffaello a Roma, l'Apollo del Belvedere, i Cavalli di San Marco, eccetera. Quindi diciamo c'è un libro proprio dedicato, ma ce n'è più di uno, dedicato a così i furti d'arte. Ecco, devo dire che insomma non è che si vergognassero tanto, appunto perché nell'ideologia diciamo della rivoluzione, l'ideologia naturalmente di copertura, perché erano ben contenti di prestarsi comunque delle cose importanti, ma diciamo organizzarono addirittura una festa e con l'idea che questi capolavori finalmente venivano resi disponibili a tutti gli studiosi, a tutti gli appassionati, mentre prima erano stati oggetto di attenzioni particolari riservate a dei privilegiati. Ecco, qui vedete che ci sono i Cavalli di San Marco a questo punto, eccoli qua, no? Eccoli qua, questi sono i quattro cavalli che appunto furono portati dalla Basilica di San Marco, ma il quale bisogna poi dire che erano stati portati a Venezia da Costantinopoli durante una delle crociate, quindi non erano autoctoni i cavalli, e bisogna anche ricordare che la Basilica di San Marco non era aperta al pubblico, i veneziani non potevano andare, era il cappello ducale, quindi diciamo fu Napoleone poi ad aprire diciamo a Venezia la San Marco. Bene, comunque andiamo un po' avanti. Allora, finita la campagna d'Italia con il Trattato di Campoforbio, Napoleone va a Roma, viene nominato membro dell'Istituto, che per lui è un grosso riconoscimento, ma prepara diciamo qualche altra cosa. Questa cosa che prepara nasce inizialmente come una ritorsione nei riguardi degli inglesi, che insomma continuano a dominare i mari, e dicendo andiamo a creare un avamposto contro, appunto, che impedisca per esempio diciamo la comunicazione delle colonie inglesi dell'India, che avveniva attraverso il Mar Rosso, poi per via di terra attraverso l'Egitto e poi per via di mare attraverso i porti di Alessandria, di Rosetta, di Damietta, cioè i porti del delta del Nilo. Ecco, questa anche qui c'è tutta una questione militare della campagna d'Egitto, eccetera, che ha degli svolti anche questi molto interessanti, ma quello che mi interessa a noi è che in Egitto venne creato l'Istituto d'Egitto, quindi sul modello di quello che era stato l'Istituto della Repubblica Romana viene creato l'Istituto dell'Egitto, fatto presieduto da Monge, con il segretario Fourier e con membri Bertolino, Genetri, Tolobie, eccetera, che avevano, dice Frate Santillaire, che avevano accompagnato la missione diciamo militare in Egitto. C'era questa missione militare che partì da Tolone nel 1798, era composta da circa 50.000 militari e 200 scienziati, quasi tutti membri dell'école, giovani membri dell'école politecnico, professori dell'école politecnico come Monge. Ecco, la campagna d'Egitto portò praticamente alla modernizzazione dell'Egitto, alla conoscenza finalmente diciamo dell'antica civiltà egiziana, e qui vedete l'Istituto dell'Egitto ebbe una sua sede che poi è stata distrutta durante la primavera araba, quindi solo qualche anno fa l'edificio spero che sia stato ricostituito. Ecco, i risultati di queste indagini a tappeto di carattere scientifico, di carattere storico, eccetera, sull'antichità egiziana, portò a una delle più celebri opere di tutti i tempi, una raccolta monumentale in molti volumi, pubblicata per 20 anni, che è la Descrizione dell'Egitto, che appunto ha una prefazione di Fourier, membro. Ecco, in questa occasione venne anche ritrovata la famosa stele di Rosetta, che poi fu presa dagli inglesi, diciamo, durante la navigazione, che ha permesso poi a Champollion di decifrare l'antica scrittura geroglifica e quindi una conoscenza approfondita degli egiziani, dell'antica civiltà egiziana. Ecco, Napoleone lascia l'Egitto nel 1799 perché la situazione in Francia è diventata molto fluida e vuole porre fine al periodo direttoriale del direttorio e creare un nuovo governo. E questo che gli riesce
nel colpo di Stato del 18 Brumaio dell'anno ottavo, in cui dà una nuova Costituzione alla Francia, in cui si fa nominare primo console, con poteri, diciamo, molto ampi. Dicono che la Quinta Repubblica francese, De Gaulle, si sia molto ispirato alla Costituzione direttoriale dell'anno ottavo. E il secondo console era Cambaceres, che, come ricordava il nostro presidente, era il giurista, quello che poi, diciamo, ha messo in piedi, diciamo, con più competenze professionali, il codice di Napoleone. Il terzo console era Lebrun, un economista, che ci deve interessare perché è stato un traduttore in francese, un'ottima traduzione francese, della Gerusalemme liberata. Era molto dentro nella conoscenza della lingua italiana. Ecco. Con la Costituzione dell'anno ottavo viene creato il Senato, di cui fanno parte alcuni dei maggiori scienziati, che si deve occupare delle riforme costituzionali ed avrà infatti molta importanza sia nella politica delle annessioni e poi nella stessa caduta di Napoleone. Sarà il Senato a decretare nel 1814 la caduta di Napoleone. Ecco, sistemate le cose un po' alla meglio in Francia con la nuova Costituzione, insomma senza avere il controllo completo ancora della situazione, Napoleone deve ritornare in Italia, perché le repubbliche che erano state create dai francesi sono crollate sotto l'avanzata, la reazione austro-russa, sono ritornati i vecchi governi. E qui il famoso passaggio del San Bernardo, e cui vince poi la battaglia di Marengo, e gli austriaci a poco vengono ricacciati, diciamo, dalla penisola, e lui ritorna appunto a Francia, le armate francesi ritornano a essere padroni di tutto il nord-est dell'Italia, insomma, ecco, tranne ancora la parte più orientale. Ecco, ritorna quindi in Francia, perché appena vince a Marengo non prosegue, diciamo, questa sua avanzata, ritorna in Francia perché deve sistemare, diciamo, le cose in Francia. E qui, diciamo, effettivamente c'è tutta la parte principale della sua opera di legislazione. Quindi nel periodo del consolato, dal 1801-1804, ci sono le grandi riforme napoleoniche che da una parte mettono fine alla rivoluzione francese, dall'altra parte, diciamo, e creano appunto un mondo nuovo nel campo della giurisprudenza, come ricordava il Presidente, dell'amministrazione, delle scuole pubbliche, delle università, eccetera. Ecco, una delle prime azioni che gli fece, che poi difenderà sempre contro quelli che, insomma, lo consideravano per questo un traditore del principio di laicità, fu il concordato con la Chiesa Cattolica in cui appunto vengono riaperte le chiese, perché durante il periodo della rivoluzione francese le chiese erano state chiuse, quindi diciamo Notre Dame era diventata il tempio della regione. Ecco, questo adesso invece ritorna alle sue funzioni di chiesa cattolica. Ecco. Sempre in questo periodo si occupa di dare un nuovo statuto, diciamo, alla Repubblica Cisalpina, e convoca i comizi di Lione, a cui intervengono diversi rappresentanti delle varie province d'Italia, e dà una nuova Costituzione alla Repubblica Italiana. Anzi, dà il nome di Repubblica Italiana, gli viene dato proprio da questo comizio di Lione. E la Repubblica Italiana, che comprende allora la Lombardia, sostanzialmente la Lombardia, l'Emilia è una parte delle Marche, e che ha come capitale Milano. Ecco, questa è la bandiera che viene adottata, vedete, molto simile alla bandiera del Presidente della Repubblica, che appunto Ciampi si è ispirato, diciamo, al Presidente della Repubblica di oggi, la bandiera presidenziale di oggi. Ecco, allora, fatta, diciamo, data la Costituzione, c'è il problema di dare un assetto al territorio, quindi la divisione in dipartimenti, e qui con la nomina dei prefetti. I prefetti erano stati inventati, diciamo, in Francia, diciamo, ma il modello viene trapiantato in Italia, la pubblica istruzione.
qui ci sono le parole belle che possono essere lette. La pubblica istruzione è quell'elemento che insensibilmente dispone le opinioni, apparecchia la morale e stabilisce il carattere delle nazioni. Col favore di questa la preparazione felice sono i governi abilitati a far discendere i popoli governati sino a quelle mete che si propongono, non con l'urto pericoloso di leggi coattive, ma con la dolce digitazione del solo intimo sentimento. Cioè, è una motivazione, diciamo, molto bella e molto pregnante. Infatti, diciamo, c'è poi questa riforma di tutto il sistema della pubblica istruzione, a cominciare, diciamo, dalle scuole primarie e poi a finire con l'università. E qui, diciamo, è un momento interessante, perché da una parte c'è il modello francese della Costituzione dell'anno terzo, da un'altra parte ci si rende conto che l'Italia non è la Francia e quindi ci devono essere una serie di autonomie che devono essere rispettate. E quindi ci sono, diciamo, pur essendo una Repubblica presidenziale, quindi accentrata in qualche modo la Repubblica italiana, ci sono notevoli autonomie che vengono conservate. Allora, tra appunto la pubblica istruzione è uno dei principali strumenti di intervento, riguarda una delle prime leggi costituzionali della Repubblica e in particolare questa prevede l'istituzione dei licei. Ecco, licei napoleonici, Napoleone aveva tagliato corto dicendo i licei si insegnano nella lingua nazionale, si studia il latino e la matematica. Questi erano, diciamo, un canale portante, diciamo, degli insegnamenti liceali che sono rimasti. Diciamo, licei scientifici, poi diciamo, più di un secolo dopo, hanno avuto questo carattere. Quello che c'è da ricordare è che non solo i licei scientifici, anzi molti dei licei classici italiani hanno avuto inizio come licei napoleonici. Beccaria a Milano, il Foscarini a Venezia, il Baffei a Verona, il Volta a Como, il Carlo Alberto a Novara, Torricelli a Faenza, eccetera. Ecco, anche l'istituto, diciamo, subisce un trapianto, diciamo, è un'altra legge costituzionale, quella di organizzazione dei dotti, diciamo, in un unico istituto, quindi non accademie separate come era l'antico regime, ma un unico organismo che veniva poi, aveva una divisione in classi, quindi di competenze, ma che comprendeva anche delle riunioni, diciamo, complessive di tutte quante queste classi. La Costituzione dell'anno terzo prevedeva questa distinzione, scienze fisiche e matematiche, scienze morali e politiche, letteratura e belle arti. E come vedete che già nei tempi delle prime repubbliche, la Repubblica Romana, invece viene soppresso scienze, non fa parte di questo istituto della Repubblica Romana, scienze morali e politiche, che era dominata dagli ideologhi, quindi Donù era stato uno dei protagonisti, e con lui Talleyrand era un membro della classe delle scienze morali. Quindi e a Roma invece sono solo due classi, scienze matematiche e fisiche, filosofia, belle lettere e arti liberali. Quindi c'è un adattamento, diciamo, alle varie situazioni. L'istituto Ligure invece, diciamo, mantiene, dopo un primo adeguamento a quello della Repubblica Romana, mantiene la classe di scienze morali e politiche. L'istituto dell'Egitto ricopia invece quello dell'istituto romano, però distinguendo le matematiche dalla storia naturale, perché uno degli obiettivi è quello di fare la storia naturale dell'Egitto, come a Roma, diciamo, i personaggi di cui potevi disporre erano gli artisti, appunto il neoclassicismo, l'atmosfera, erano alcuni poeti come Vincenzo Monti, Lamberti, non erano tanto degli scienziati come poteva invece, anche se c'erano degli scienziati come Pessuti ed altri, insomma. Ecco, la Repubblica Napoletana riprende il modello dell'Egitto, infatti poi viene creata subito dopo. Invece nella Repubblica Italiana, diciamo, c'è il modello, diciamo, dell'anno terzo, viene ripreso, quindi c'è spazio per le scienze morali e politiche. Scienze morali e politiche è una classe sostanzialmente in cui vengono promossi al rango intellettuale i vari dirigenti, i vari funzionari, eccetera. Ecco, e però questi erano legati alla vecchia, diciamo, alla vecchia idea di rivoluzione, furono tra gli oppositori di Napoleone nel periodo in cui lui veniva concentrato i poteri.
E allora Napoleone nel 1803 sopprime la classe di scienze morali, che poi sarà ripresa solo 30 anni dopo da Guizot, divide in quattro classi: scienze fisiche e matematiche, lingua e letteratura francese, storia e letteratura antica, belle arti. Viene riformato l'Istituto della Repubblica Romana, l'Istituto del Regno d'Italia, che ha due classi, in cui però compare, vedete, arti meccaniche. Voglio dire, quello diceva la professoressa Borgato prima, cioè ormai la matematica, diciamo così, applicata, le scienze applicate, hanno, diciamo, uno statuto che deve essere rispettato anche nell'ambito accademico. E qui ci sono alcuni dei principali esponenti degli istituti, che furono scelti tra i migliori scienziati, medici e letterati che erano presenti nei vari territori, per esempio Domenico Cimarosa, Antonio Canova, Alessandro Volta, Ruffini, Vincenzo Monti, Appiani, Brunacci, Barnabo Oriani, diciamo, famoso astronomo, Giuseppe Piazzi, altro astronomo famoso, Venturi, il nostro Teodoro Bonatti, Giambattista Guglielmini e il più grande archeologo dell'epoca, Ennio Quirino Visconti, che fu anche console della Repubblica Romana. Appunto, questo periodo poi si conclude in qualche modo proprio con la proclamazione del codice civile, il 21 marzo 1804, che così ci ha richiamato giustamente e abbastanza in dettaglio il nostro presidente. Bene, imperatore dei francesi, l'altro periodo, qui diciamo assistiamo a una successiva concentrazione dei poteri di Napoleone, il Regno d'Italia dopo Austerlitz viene ampliato anche il Veneto e l'Italia si trova divisa per la volta in tre soli stati. Una parte viene annessa direttamente all'impero francese, ultima Roma nel 1809, una parte costituisce il Regno d'Italia, quindi comprende anche le Marche, e il Regno di Napoli, che è affidato prima a Giuseppe, fratello di Napoleone, poi a Gioacchino Murat. Ecco, in questo periodo lui in qualche modo sopprime, interviene, quindi non sopprime solo la classe di scienze morali, cioè un periodo veramente di concentrazione autoritaria, l'École Polytechnique viene militarizzata, l'École Normale non è più questa scuola di modello della rivoluzione, ma si trasforma in un collegio universitario, metà convento e metà caserma, come è stato detto, viene creata l'Università Imperiale, fortemente centralizzata, che comprendeva non solo le università dell'impero, ma sovrintendeva tutto il sistema della pubblica istruzione, i licei, i collegi, i pensionati, le scuole primarie, facoltà universitarie, che erano cinque: teologia, diritto, medicina, lettere e scienze. Ecco, però questo modello dell'università italiana non viene recepito nel Regno d'Italia, perché mantengono, diciamo, la loro funzione le varie autonomie, le varie università, che poi sono due, perché le altre vengono soppresse, trasformate in licei, tra cui quella di Ferrara, l'Università di Bologna e l'Università di Pavia, e dopo la lezione del Veneto l'Università di Padova. Ecco, anche l'Istituto Nazionale, diciamo, viene decentrato, la prima sede era stata Bologna, per poter compensare il fatto che Milano diventava capitale, diciamo, politica. Bologna, che aveva una sua tradizione, tra l'altro nell'antico Istituto delle Scienze, viene nominata in qualche modo capitale culturale, prima della Cisalpina e poi anche della Repubblica Italiana. E questo però, diciamo, si scontra contro la realtà, diciamo, anche culturale italiana, perché Milano, i milanesi non volevano andare in Unione di Bologna, e quando poi ci furono i padovani, anche questi volevano la loro autonomia, e quindi alla fine, diciamo, si impose una ristrutturazione dell'istituto con sedi, diciamo, Milano la sede principale, altre sedi Bologna e Padova, e quindi, diciamo, c'è un'autonomia, diciamo, in qualche modo delle singole sedi. Ecco, una cosa importante però, che la legge che riformava l'Istituto Nazionale del 1810 creava anche gli Atenei Civici. Cioè, gli Atenei Civici erano, diciamo, una cosa piuttosto interessante, che poi venne mantenuta un po' per tutto l'Ottocento e che si mantiene ancora in alcuni posti, a Brescia, ma soprattutto a Venezia, c'è un Ateneo Civico importante. Il problema era questo, diciamo,
L'istituto era, diciamo, molto selettivo nei suoi membri, eh? Quindi Monti per esempio ne faceva parte, ma Foscolo non riuscì mai a diventare membro dell'istituto, e Leopoldo Cicognara non riuscì mai a diventare, pure erano personaggi di alto spessore. Allora, come dare uno spazio anche, diciamo, alle culture più locali, ma ugualmente rilevanti? Ecco, e la legge del 1810 inventava gli Atenei Civici, cioè le associazioni, le istituzioni culturali delle varie località venivano in qualche modo riunite, avevano un ambiente comune, un palazzo, avevano delle sovvenzioni, però mantenevano la loro autonomia. Questo è stato poi, diciamo, un po' conservato anche a Ferrara, diciamo, dopo la fine del governo napoleonico venne creato un Ateneo Civico, aveva sede al Palazzo dei Diamanti, e lì c'era l'Accademia delle Scienze, tutte le istituzioni culturali, tranne l'università. Ecco, questa è anche una forte impronta che si deriva a questo periodo. E qui siamo alla fine, cioè alla fine no, questo è il culmine del potere di Napoleone a Erfurt, dove appunto incontra Alessandro, il zar della Russia, si spartiscono in qualche modo l'Europa, però Napoleone non è contento, insomma continua la sua azione di conquista, nomina i suoi familiari ai governi dei vari paesi, e tra l'altro con dei problemi, perché questi erano sì nominati da lui, però volevano difendere anche gli interessi dei paesi che erano stati nominati e amministrati, quindi non ci fu neanche tanta unione, diciamo, sul piano politico tra per esempio Giuseppe e Napoleone, tra Luigi e Napoleone, il re d'Olanda, eccetera. Ecco, e così, diciamo, un po' finisce con intanto una mezza disfatta in Spagna, dove non riesce a governare, diciamo, la Spagna in modo continuativo, e subiscono pesanti sconfitte i suoi marescialli. Poi con la Russia, con la sciagurata, diciamo, invasione della Russia nel 1812, e con la decimazione della Grande Armata, e poi con le sconfitte, diciamo, rispetto alle coalizioni che si erano formate, della grande battaglia di Lipsia, l'invasione della Francia, e quindi comincia l'esilio di Napoleone. L'esilio di Napoleone ha due tappe, come sapete bene. La prima riguarda dopo, nel 1814, viene fatto sovrano, diciamo, di dell'isola d'Elba, dove trasporta pure la sua biblioteca e tra l'altro ha delle ricchezze notevoli che gli vengono messe a disposizione, ma non si accontenta, non aveva fatto per governare l'isola d'Elba. E mentre, insomma, il congresso di Vienna era ancora riunito per decidere le sorti dell'Europa post-napoleonica, ritorna in Francia, trionfalmente arriva a Parigi e cerca di comportarsi in questa fase del 1815 come un sovrano liberale, quindi dà una nuova costituzione liberale, cerca di far capire agli altri sovrani europei, anche lui non vuole fare più una politica di tipo espansivo della Francia, ma questo non basta perché, diciamo, sono preoccupati per come aveva reagito precedentemente, che Napoleone, come tanti, quando vinceva le battaglie prendeva tutto, quando perdeva voleva negoziare. Questo era un po' l'atteggiamento. E quindi, diciamo, non si fidarono, si riunirono e ancora una grossa coalizione sconfissero definitivamente Napoleone a Waterloo. Ecco, 1815, a questo punto comincia l'esilio di Napoleone, l'esilio a Sant'Elena, insomma. Tanto lui si consegna agli inglesi, sperando di potersi trasferire in America, ma in realtà gli inglesi non lo fanno neanche sbarcare in Inghilterra, lo mettono su una nave e lo spediscono a Sant'Elena. Ecco, c'è Sant'Elena è una piccola isola, di cui Napoleone conosceva appena il nome, ma tanti altri allora conoscevano solo il nome, distante il continente più vicino era l'Africa, l'Angola, da cui dista 1900 km. Però è un'isola di una certa importanza strategica, infatti venne scoperta dai portoghesi nel viaggio che loro facevano per le Indie orientali. Quindi è stata una,
una tappa, diciamo, un po' che poi per doppiare l'Africa e andare verso l'India, l'Indonesia, eccetera, le Indie prima portoghesi e poi olandesi. Il nome era stato proprio dato dai portoghesi e prende il nome appunto dalla madre dell'imperatore Costantino, Sant'Elena. Ecco, comincia quindi questo periodo d'esilio che dura abbastanza. Ecco, bisogna dire che Sant'Elena, diciamo, non è quest'isola, diciamo, disgraziata che si ritrova nelle opere di Napoleone, eccetera. È un'isola piccola, ma abbastanza, con un clima abbastanza buono. Ecco, adesso ci hanno costruito un aeroporto e i viaggi ci sono di turisti che vanno dal Sudafrica, vanno a Sant'Elena, insomma. Ecco, Napoleone abitava qui, a Lockwood, nella zona collinare, e aveva, diciamo, il suo appannaggio, la sua piccola, diciamo, non possiamo chiamarle reggio, ma un piccolo contorno di suoi fedelissimi, che era costituito principalmente da quattro funzionari e generali che si erano imbarcati con lui. Sono Las Casas, che diciamo è stato poi quello che ha raccolto le memorie più celebri di Napoleone, il Monte Imperiale di Sant'Elena, il generale Bertrand, il generale Montholon, il generale Gourgaud. Ecco, tutti questi hanno lasciato, diciamo, delle memorie di Napoleone, riferite come direttamente dettate spesso da Napoleone, ma spesso, diciamo, anche elaborate da loro. Las Casas, che è il più famoso di tutti, in realtà andò via da Sant'Elena nel 1819, quindi ha scritto, e le sue carte furono sequestrate, quindi il più celebre di questi memoriali, il memoriale di Sant'Elena, della casa, si è costruito in qualche modo a posteriori. Invece Bertrand rimase fino alla fine e le sue memorie furono crittografate, quindi sono state a lungo rimaste, diciamo, nella crittografate, fino a quando sono state decifrate e pubblicate soltanto nel 1951, mi pare, e poi ristampate quest'anno per rendere le memorie di Bertrand, che rimase con Napoleone fino alla morte di Napoleone. Ecco, le memorie di Sant'Elena, la sua, come dire, lettura di tutti gli eventi che ci sono stati, ma anche tante descrizioni interessanti. Il memoriale di Sant'Elena è una delle opere più stampate in tutto l'Ottocento. Cioè, ci fu una discussione una volta se l'opera più stampata in Francia nell'Ottocento erano state le memorie di Sant'Elena di Las Casas o le feble di La Fontaine. Erano queste le due opere che si contendevano. Ecco, ma diciamo a Sant'Elena ci ricorda poi un'altra strofa famosa del 5 maggio, in cui si parla del ritorno della fede. Bella, immortal, benefica, fede e trionfiavezza, scrive ancora questo allegati che più superba altezza al disonor del Golgotha giammai non si chinò. Ecco, la prima edizione dell'Ode del 5 maggio avvenne nel 1821-23, insomma c'è probabilmente nel 23, anche se porta la data del 21, insomma c'è, cioè, abbastanza vicina alla morte di Napoleone, ma non immediatamente, perché Manzoni ebbe notizia della morte di Napoleone dopo 3-4 mesi, diciamo, di questo, ed è pubblicata insieme con gli inni sacri di Manzoni. Quindi, diciamo, prevale questa lettura, diciamo, di Manzoni convertito. Ecco. Napoleone comunque chiese e ricevette i sacramenti negli ultimi suoi giorni e morì nella religione cattolica apostolica romana. Questo è un dato assodato. Ma egli si dimostrò in diversi momenti della sua esistenza con atteggiamenti diversi rispetto alla religione. Non incline a un freddo razionalismo, ad Ancona nel 1797 vide nella chiesa di San Ciriaco un'antica immagine della Madonna coperta di ex voto preziosi e diede ordine di dare questi in dote ad una fanciulla povera. La Madonna aveva un'espressione degli occhi che egli sentì fissati su di sé e così gli ori le furono conservati. Devo dire che sono stato a visitare San Ciriaco e che effettivamente questa Madonna sembra che ti guardi in qualunque posizione ti trovi.
Ma l'interesse principale di Napoleone per il fatto religioso era però rivolto essenzialmente alla sua utilità nel governo dei popoli. Diceva che per i filosofi le religioni erano tutte false, ma che per lui erano tutte vere. A Parigi era cattolico, nelle isole Ioni privilegiava la religione greco-ortodossa, in Egitto si dimostrava devoto maomettano. Nel 1798, durante la navigazione per l'Egitto, scrisse un proclama agli egiziani il quale affermava: Dio è uno e non ha associati né rappresentanti in questo mondo, come invece insegnava la Chiesa di Roma. Nella Costituzione della Repubblica Italiana, invece, la religione cattolica era la religione dello Stato. A Erfurt, nel 1808, nel famoso incontro con Alessandro, ribadendo il valore del concordato, biasimava gli ideologi che cercavano nuove filosofie quando la religione funzionava benissimo per il rispetto di se stessi e per i comportamenti sociali che essa promuoveva. La critica razionalista riaffiorava in lui a Sant'Elena quando osservava che il paradiso era così poco invitante per chi si avvicinava alla morte che avevano dovuto inventarsi l'inferno. Permettetemi adesso di chiudere, insomma, con due piccoli stralci. Uno, Napoleone a Ferrara, ecco, perché una delle cose rimosse nella cultura, diciamo, a Ferrara è il periodo napoleonico, insomma. Cioè, si parla del Settecento, sono, come diceva anche la professoressa Borgato, cioè, poi dopo anche del periodo della Restaurazione, quindi del riformismo pontificio del primo Ottocento e poi naturalmente dell'Italia Unita, eccetera. Il periodo napoleonico fu estremamente importante. Intanto Napoleone arrivò, avvistato effettivamente Ferrara nel 1796 e alloggiava, diciamo, nel Palazzo Bentivoglio. E, tra l'altro, Carlo Bentivoglio, un erede della famiglia Bentivoglio, si dimostrò molto legato, diciamo, ai modelli francesi, fece parte anche dell'amministrazione francese. Ecco, in questa occasione incontrò il cardinale Alessandro Mattei, che era arcivescovo di Ferrara. Il legato era stato mandato via, ma diciamo, il capo spirituale della diocesi di Ferrara, che era il cardinale Mattei, rimase. Con il cardinale Mattei ebbe un rapporto abbastanza complesso, perché da una parte Alessandro Mattei apparteneva all'ala ideologica più conservatrice della Chiesa, dall'altra parte era piuttosto, diciamo, duttile, tant'è vero che fu lui a negoziare con Napoleone la pace di Tolentino, che salvò Roma, diciamo, dalla prima ondata della campagna d'Italia. Poi Napoleone si occupò ancora del ferrarese, incontrando Teodoro Bonatti a Bologna, quando decisero di sistemare il corso del Reno e appunto il sistema idraulico, come ricordava la professoressa Borgato. Ma vediamo, diciamo, alle cose più indirette, se volete, di Napoleone a Ferrara. Intanto furono innalzati diversi alberi della libertà, quindi ricorda, uno dentro l'università, nella sede dell'università, ora la biblioteca Ariosteo. E il professor Mantovani, compiando il professor Mantovani, appunto ha organizzato nel 2019 come Istituto della Storia del Risorgimento una mostra appunto dedicata a questi vari alberi della libertà, molto ben fatta. Ecco, poi Ferrara conobbe i prefetti, ebbe anche dei grandi prefetti come Giovanni Scopoli, poi direttore della Pubblica Generale, Pubblica Istruzione, che in qualche modo salvò Ferrara nel 1809 dal movimento, diciamo, di rurale che cercava di infuocare, che era arrivato fino alle mura di Ferrara e che cercava di riprendere la città. Uno dei tanti movimenti che del sud si chiamavano sanfedisti, che poi dopo avevano vari nomi, Viva Maria, eccetera. Ecco, durante il periodo napoleonico, il generale Miollì, colto generale che già aveva fatto celebrare Virgilio a Mantova, viene fatto trasferire il monumento funebre dell'Arosto della chiesa di San Benedetto alla biblioteca pubblica di allora, oggi biblioteca Ariosteo, dove si trova nella sala settecentesca. Questa è stata a posteriori una fortuna, perché la chiesa di San Benedetto è stata bombardata durante l'ultima guerra e quindi in qualche modo si è salvato, diciamo, sia pure. A proposito
del generale Miolì era invece quello di dire la memoria di Napoleone appartiene alla cultura, non appartiene, diciamo, alla Chiesa. Ecco, e altra, appunto, con i conventi soppressi, la Certosa diventa il cimitero monumentale di Ferrara, 1811, viene creata la Brotte sotto il Panaro, quindi per sistemare il territorio, diciamo, della provincia. C'è Bonatti, il vecchio Bonatti qui che assiste, questo è un quadro della fine dell'Ottocento. Ecco, a Biblioteca Ariostea, nel periodo appunto napoleonico, viene arricchita di numerosissimi libri che provengono dai vari conventi soppressi. Per questo c'è bisogno, fate conto, la Biblioteca Ariostea aveva 8.000 volumi, ne viene ad avere 30.000, ecco. Quindi diciamo una crescita estremamente importante. Certe volte dico che non solo la Biblioteca Ariostea, ma Napoleone dovrebbe avere un monumento in tutte le biblioteche pubbliche italiane, per avere sia pure indirettamente contribuito alla creazione di questa biblioteca. E questa è la sala napoleonica, appunto, che oggi si chiama Sala Ribinaldi, e qui invece c'è l'iscrizione che dice che è stata voluta da uno dei notabili ferraresi più importanti del periodo, Giovanni Battista Costabili Contarini. Questa era la lapide che lo ricordo. Questo è il ridotto del Teatro Comunale, anche questo non si ricorda mai. Il Teatro Comunale fu aperto al pubblico nel 1798 con la presenza del generale Brun, poi diciamo maresciallo di Napoleone. E il ridotto del teatro ha un decoro che è poi quello dell'epoca, ora non so se è stato rifatto, però lo stile è quello, diciamo, degli anni del direttorio. Insomma. Ecco, per Napoleone venne adattata la colonna in piazza Ariostea, dove prima c'era un cardinale, viene messo Napoleone, e adesso c'è stato messo l'Ariosto. E ecco, l'ultima cosa, diciamo, che riguarda Ferrara è che a Ferrara emerse nel periodo napoleonico una nuova classe dirigente che si amalgamò con la vecchia aristocrazia, i Bentivoglio, i Bevilacqua, i Rotti, e fu scelta per capacità imprenditoriali, per meriti culturali in gran parte, come i Massari, i Gulinelli, i Felisi, i Roverella, i Ronchi, i Cicognara, i Costabili Contarini, gli Scutellari, mi permetto di dire, e i Coen, i Cavalieri, i Santini, i Tumiati, i Baratelli. Cioè, non erano persone sconosciute queste. Per esempio, Tumiati e gli Scutellari erano professori universitari, medici, notari, cioè, però non appartenevano alla classe ristretta oligarchica che gestiva la città. Ecco, e l'ultima annotazione, penso di essere più o meno stato nei tempi, dopo aver ristretto, diciamo, all'ambito ferrarese, allarghiamo, perché la memoria di Napoleone non può essere, anche se, diciamo, quello che succede a Ferrara poi succede a Bologna, succede a Milano, in più grande stile, succede anche a Treviso, voglio dire, ci sono questo fenomeno di soppressione di moltissimi edifici religiosi che c'erano, non di tutti, no? Perché poi mantenuto l'Italia, appunto, con la Costituzione 1802, la religione cattolica era la religione ufficiale, quindi non è che ci fosse una... Però, insomma, capite, a Ferrara c'erano 120, 130 tra oratori e chiese che tra l'altro facevano fatica a essere utilizzati, perché c'erano 30.000 persone alla fine dell'Ottocento. E quindi c'è tutta questa azione che porta però alla concentrazione di parte questi libri, una parte poi presero la strada della Francia o delle raccolte personali dei vari generali, tra cui Massenà, per esempio, è particolarmente ladro, diciamo, quando dicono. Ma diciamo la gran parte di queste opere venne conservata in loco, appunto, nelle biblioteche, appunto gli edifici vennero adattati a un uso civile. Ecco, ma per dire, per ritornare, diciamo, invece alla generalità di Napoleone, a memoria di Napoleone, beh, che sia stato, che abbia governato buona parte dell'Europa, nel 1812, oltre alla Francia, che si annetteva però buona parte dell'Italia, tra cui Roma, c'era il Regno d'Italia con
Boarnet, l'Italia del Sud con Murat, la Spagna con il fratello di Napoleone, l'Olanda con l'altro fratello di Napoleone, il sud della Germania con il Regno di Vestfalia, con Girolamo, il più giovane, ma anche diciamo, la Polonia venne diciamo, ricostituita un poco come Stato diciamo, ed ebbe una sua autonomia, insomma, i polacchi sono stati sempre filo-napoleonici per questo, aveva sposato la figlia dell'imperatore d'Austria, insomma, e con Alessandro aveva fatto la pace e si erano riuniti a celebrarsi la divisione dell'Europa a Erfurt, quindi insomma la situazione dell'Europa napoleonica fino appunto alla sconfitta di Napoleone è nota, quindi non c'è da... invece diciamo è meno noto quello che è stata l'influenza diciamo di Napoleone fuori, più o meno direttamente o indirettamente, fuori dal continente europeo. Ecco, ne pigliamo quattro esempi di quei quattro continenti. Allora, America del Sud, Simon Bolivar si forma diciamo, militarmente e culturalmente in Europa durante il periodo napoleonico. Ritorna diciamo, in Colombia, nella grande Colombia, che comprendeva ancora anche il Venezuela e Panama faceva parte della Colombia e fece parte fino a quando hanno tagliato l'istmo. E qui diciamo dà un nuovo governo contro l'egemonia, ma in questo caso diciamo il controllo diretto, il colonialismo spagnolo che dominava diciamo, l'America meridionale. Quindi Bolivar diciamo, in qualche modo un prodotto, anche se poi dopo lo dirà Napoleone, no, tiranno, eccetera, però insomma aveva assistito in particolare per esempio all'incoronazione di Napoleone. Per dirne uno. La Louisiana, l'America del Nord, la Louisiana fu ceduta al presidente Jefferson, presidente degli Stati Uniti, fu venduta, ma a una cifra molto modica, perché c'era un contenzioso tra la Repubblica Francese e la Repubblica degli Stati Uniti d'America, dovuto al fatto che durante il periodo della Rivoluzione erano state affondate diverse navi con ricchezze che provenivano dalla Repubblica Nordamericana e per questo diciamo, volevano dei risarcimenti in sostanza. Diciamo. E allora la cosa si concluse cedendo la Louisiana a New Orleans e che fu venduta a un prezzo molto, molto basso anche rispetto al valore dell'epoca. Quindi America del Nord, e questo insomma, è un fatto costitutivo poi, degli Stati Uniti d'America, una vasta regione che arriva fino al Mississippi, insomma, una regione molto importante del Nord America. E qui c'è l'India. Nell'India del Sud, il sultano di Mysore, di questo stato centrale nell'India del Sud, cerca l'alleanza di Napoleone contro gli inglesi. Ed è un sovrano che militarmente conta molto, quindi in un periodo piuttosto breve riesce a sconfiggere, anche con l'aiuto di collaborazione di gruppi francesi che occupavano già Pondicherry, quindi Pondicherry è qui, ma diciamo sostanzialmente con i suoi strumenti riesce diciamo, a vincere e a estendere il suo governo rispetto alle truppe francesi, inglesi, ma che poi viene sconfitto. Da chi viene sconfitto? Dal futuro generale, dal futuro duca di Wellington. Wellington si è formato in India militarmente, era il fratello, credo il cugino, non ricordo bene, del governatore e guidò diciamo, la campagna contro Tipu Sultan, che fu alla fine sconfitto. Quindi l'Asia, l'Africa, il Sudafrica, ecco, 1806 diciamo, l'Olanda che era governata appunto prima la Repubblica Batava, poi dopo il fratello di Napoleone, Luigi Bonaparte, eccetera, ma era diciamo, un paese alleato della Francia, e viene sconfitta militarmente dall'Inghilterra, che appunto in particolare si conquista diciamo, al sud, la zona di Città del Capo, e nasce diciamo, questo dominio inglese che poi
gli olandesi si erano assai ben insediati in questa zona, con poi ci sono delle conseguenze importanti, la guerra anglo-boera, eccetera. Ecco, quindi vediamo, come dire, dei riflessi del dominio napoleonico anche fuori dall'Europa, e questo, diciamo, è poi il sentore per cui il nome di Napoleone, che adesso è sepolto agli Invalides, è meta di un turismo internazionale. L'ultima volta che ci siamo andati con Teresa, credo che ci fossero più asiatici che europei, diciamo, a visitare, forse dappertutto, così, è stato così negli ultimi anni. Ecco, Napoleone fu, appunto, i suoi resti furono tumulati appunto nel Duomo degli Invalidi, nel 1840 furono trasportati in Francia. E chiudiamo, perché sono veramente alla fine. Appunto, ricordi dove Napoleone, meno di aspetti, Mosca, la Piazza Rossa, e un museo prima adibito, credo, al marxismo-leninismo, eccetera, è stato trasformato recentemente, nell'ultimo decennio, in museo della guerra patriottica. Già c'era a Roma, a Mosca, un museo della guerra patriottica, era quella, diciamo, di Stalin. Sì, questo, hanno creato il secondo museo della guerra patriottica nel 1812. E questo è oggi uno dei più ricchi musei napoleonici, perché naturalmente il celebre in generale russi che hanno sconfitto Napoleone, le varie battaglie, eccetera, ma ci sono delle memorie estremamente importanti, appunto, di Davout, dei vari marescialli francesi, Chambolet, di questi. Quindi, ma è un museo molto, diciamo, che si raccomanda, diciamo, alla visita, nel senso che se uno vuole vedere un museo napoleonico, non il vecchio museo degli Invalidi, diciamo, che ha queste pagine ottocentesche, il museo ristrutturato modernamente, deve andare a Mosca. Ecco, l'ultima questione, il sultano del Brunei. Il sultano del Brunei è uno degli uomini più ricchi del mondo, ora forse è superato nella classifica dagli oligarchi americani, di Google, Amazon, eccetera. Ai tempi del petrolio, fino a qualche anno fa, era considerato uno degli uomini più ricchi del mondo. Beh, è stato un grande bibliofilo, e a un certo punto, nel suo viaggio in Europa, ha chiesto di andare a vedere la biblioteca di Napoleone a Sant'Elena, all'Isola d'Elba. Che Napoleone, quando si è trasferito all'Isola d'Elba, si è portato alcune migliaia di libri. Cioè, di questi, forse è stata visitata anche da... Anch'io lo credo di esserci... Di questi ne rimangono soltanto un migliaio. Beh, il sultano del Brunei si è offerto, è riuscito, dopo alcune trafile burocratiche, a far digitalizzare, diciamo, i libri, la biblioteca di Napoleone all'Elba, e a farle, diciamo, restaurare a sue spese. Ecco, diciamo, un finale, diciamo, non previsto, come tanti altri che possono riguardare Napoleone. Teniamo presente che da quando è morto ci sono stati pubblicati circa 30.000 volumi dedicati più o meno direttamente a Napoleone, al suo periodo, insomma, quindi... Grazie dell'attenzione. No, ci sono degli interventi di saluto, di apprezzamento, però diciamo, non ci sono interventi di gesti di spiegazione. Ringraziare di nuovo il professor Pepe per la sua brillantissima relazione, direi a 360 gradi, che non sei solo invitato a parlare delle istituzioni, diciamo, napoleoniche, ma poi c'era fatto uno spaccato di tutta la storia napoleonica e anche con dei riferimenti alla storia locale ferrarese che non guastano mai. Adesso non posso parlarvi per ragioni di tempo anche dei miei antenati ferraresi che hanno partecipato, diciamo, al periodo napoleonico, anche famosa anche l'insurrezione degli insorgenti del 1809. Abbiamo delle documentazioni di cui un mio antenato omonimo, mio trisnonno Francesco, fu messo di guardia in quel periodo proprio per avvistare tempestivamente gli insorgenti che si avvicinavano a Ferrara. Ma questa sarebbe un'altra storia, ne parleremo in un altro momento. Comunque la ringrazio tantissimo a nome di tutti gli ascoltatori e soprattutto dell'Accademia delle Scienze. Ringrazio anche la professoressa.
portato, per il suo intervento e per l'Istituto per la Storia delle Matematiche, che rappresenta così dignamente e decorosamente. Ovviamente un ringraziamento anche all'Università di Ferrara, che ha collaborato a questa manifestazione. Buonasera a tutti.